Ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano l'iniziativa che è stata promossa dalla Questura di Salerno, la raccolta di sangue che si è svolta questa mattina in Piazza Mendola, ma che è stata occasione per il Questore di Salerno anche di tracciare un bilancio di tutto il piano di sicurezza predisposto in occasione di Lucida Artista. Il Questore sottolinea che c'è stata una diminuzione dei reati. Sì, anche Salerno sta dando una dimostrazione di interesse e di partecipazione in un tema sensibilissimo, quale quella della donazione del sangue. I poliziotti dimostrano che oltre che lavorare per la collettività nel campo professionale, anche nel campo della solidarietà sociale, danno il massimo perché le persone bisognose che hanno bisogno di sangue possano riceverlo proprio dai poliziotti. La soddisfazione del questore di Salerno Maurizio Ficarra sottolinea il bilancio positivo del progetto itinerante Solidarietà Condivisa promosso da donatori nati Polizia di Stato. Una raccolta di sangue che ha fatto tappa questa mattina anche in Piazza Mendola, realizzata in collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Tra i primi volontari questa mattina il vescovo di Salerno Andrea Bellandi, che ha voluto donare il sangue. La conferenza di presentazione della manifestazione è stata occasione da parte del Questore per tracciare anche un bilancio del piano di sicurezza messo in piedi per Lucida Artista. Noi, come ho detto spesso in queste circostanze, in questo periodo, siamo molto soddisfatti dell'andamento della sicurezza a Salerno perché ci siamo impegnati molto. È stato un anno 2019 molto impegnativo. Il risultato lo abbiamo visto perché, specie nel secondo semestre, c'è stato un calo dei delitti notevole in tutta la provincia. E adesso, per queste manifestazioni, che già è iniziata, come sapete, da metà novembre quasi, fino adesso stiamo seguendo, abbiamo un impiego di forze particolari. In ogni weekend ci sono più di 150 appartenenti alle forze di polizia che vigilano sulla manifestazione stessa e su Salerno. I risultati finora sono molto incoraggianti e vogliamo rassicurare noi tutti i cittadini della provincia di Salerno che in queste festività noi non andiamo in vacanza, noi intensifichiamo i nostri servizi proprio nel momento in cui la gente si diverte, noi presidiamo anche con le nostre specialità i punti di transito delle persone, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, il centro città. Stiamo facendo di tutto per fare in modo che tutti i cittadini della provincia di Salerno attraversino un periodo di feste sereno e tranquillo. Insomma, e non solo perché sono vietati, perché ci sono dei danni alle persone delle quali poi se ne pentono sempre. Loro non riflettono su questa circostanza, che spesso dei bambini, dei minori, delle persone subiscono dei danni incredibili. Quindi preghiamo tutti di non esagerare, di divertirsi bevendosi un bel bicchiere di Coca-Cola magari e non facendo i fuochi d'artificio. Intanto il cattivo tempo che si è abbattuto da questa mattina sul comune capoluogo e in diversi centri della provincia ha spinto l'amministrazione comunale a sospendere il servizio di navette di collegamento tra la zona periferica della città ed il centro, quindi oggi circolazione regolare, ma nello stesso tempo è stata rimandata anche la benedizione che era prevista nel pomeriggio con il vescovo di Salerno del presepe di sabbia. Dopo quello che è accaduto nell'ultima ondata violenta di maltempo che ha messo in ginocchio la città di Salerno, il Comune ha deciso di correre ai ripari e, alla luce delle avverse condizioni meteo, con previsioni che parlano di forti precipitazioni e forti raffiche di vento in questo fine settimana, sia oggi che domani, ha deciso di sospendere e di non attivare il servizio navette Arechi, Piazza della Concordia, previsto per Lucida Artista nel fine settimana. Si tratta degli speciali collegamenti che consentono ai visitatori di parcheggiare l'auto nella parte periferica del comune capoluogo e di raggiungere, evitando il traffico, il centro attraverso dei bus che percorrono una corsia preferenziale realizzata sul lungomare. La sospensione del servizio prevede che la viabilità sul lungomare sarà quella ordinaria e non soggetta a limitazioni. Restano in vigore solo le restrizioni alla circolazione previste per Lucida Artista nelle zone adiacenti al Teatro Verdi di Salerno. Una misura precauzionale, dunque, legata non solo ai possibili ingorghi nel traffico che rallenta con la pioggia, ma anche per la riduzione dei flussi turistici fermati proprio dalle cattive previsioni meteorologiche. A causa della pioggia, inoltre, è stata anche rimandata l'inaugurazione del presepe di sabbia in programma alle 16 con il vescovo di Salerno, che avrebbe dovuto benedire la installazione realizzata nell'ambito dell'iniziativa.
Passiamo adesso alla cronaca, la vicenda della ex direttrice dell'ufficio postale che aveva sottratto soldi dai conti correnti dei risparmiatori. Ritorna alla cronaca perché la Cassazione ha respinto il ricorso della impiegata delle poste, dunque la direttrice finisce gli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'ex direttrice di un ufficio postale che aveva rubato soldi dai conti correnti e dai buoni fruttiferi di piccoli risparmiatori, arrivando ad accumulare nel tempo 266.000 euro. La donna si era opposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma la Cassazione ha sancito l'esecutività dell'ordinanza. La Guardia di Finanza di Salerno aveva eseguito le indagini che hanno consentito di scoprire che l'indagata negli anni aveva compiuto diverse operazioni illecite e fraudolente su libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Nella maggior parte dei casi si tratta di depositi intestati a persone anziane in gravissime condizioni di salute, che avevano poca familiarità con la gestione di rapporti finanziari di cui l'ex direttrice ha cinicamente approfittato. In un caso addirittura la direttrice dell'ufficio postale indagata ha eseguito operazioni post mortem su un libretto di un correntista. Parliamo adesso di sanità e di un'iniziativa che è stata illustrata questa mattina in una conferenza stampa dal consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, la nascita di una consulta dove cittadini, ma anche sanitari ed infermieri, potranno denunciare casi di mala sanità o per esempio di violenza e di disfunzioni. Ascoltiamo proprio Santoro. In Regione Campania il diritto alla salute è diventato un lusso per pochi. Purtroppo a causa di una politica scellerata ormai i servizi sono inaccessibili, i disservizi sono all'ordine del giorno. Noi dobbiamo combattere questa emergenza, non può essere la normalità. Le vittime non sono soltanto gli utenti, ma anche i medici, gli operatori sanitari. Il grido d'allarme ci arriva da tutti. Quindi abbiamo deciso di istituire una consulta della sanità dal basso, una commissione che sarà composta da tante persone che rappresentano tanti mondi che vivono i problemi della sanità. Con questa consulta ci riuniremo ogni mese per portare presso gli uffici competenti segnalazioni, proposte e anche richieste. Lo abbiamo fatto perché il Comune ci aveva promesso di istituire questa commissione da più di un anno, solo chiacchiere, solo promesse disattese, e quindi abbiamo deciso di intervenire come nel nostro stile, senza fare elemosine, senza aspettare oltranza, e proporremo quindi alla collettività questa consulta. Ci riuniremo ogni mese. Poi abbiamo una bella novità. La nostra app Fiato sul Collo, questo strumento di partecipazione dei cittadini che dà potere di segnalare ad ogni cittadino, ad ogni utente, in 30 secondi si arriva all'ufficio competente, da oggi, in queste ore, saremo pronti a dare anche un canale sulla sanità, quindi non soltanto segnalazioni al Comune di Salerno, ma anche per disservizi in ambito sanitario, quindi scaricate l'app Fiato sul Collo, già disponibile su Play Store, prossimamente anche su iOS. Un grande strumento di partecipazione. Dalla cattiva sanità alla buona sanità, che arriva da Sarno, dal Renzulo Centro di Riabilitazione, dove due operatrici sono partite oggi alla volta del Vietnam per un progetto di ricerca e di formazione. Dettagli nel servizio. C'è una missione speciale nella valigia delle vacanze natalizie del Renzullo Centro di Riabilitazione di Sarno. Un pezzetto della professionalità e della formazione che ogni giorno viaggia nelle corsie e nei reparti della struttura guidata dal presidente Nello Renzullo, per Natale porta un dono di formazione e ricerca in Vietnam con il progetto Christmas Abroad Vietnam 2019. La logopedista Angela Ferrentino e la neuropsicomotricista Emanuela Varriale, con la costante supervisione della dottoressa Rosa Passerini, sono partite alla volta di Hanoi, dove resteranno fino al 4 gennaio. Il progetto nasce per dare supporto e aiuto a, prima di tutto ai bambini che sono lì e che sono affetti da diverse patologie, ma soprattutto in accordo anche con gli specialisti locali, di dare supporto come formatori
al loro tipo di attività, per cui sono previsti dei seminari, delle attività di parent training volte appunto a aiutare i genitori con i loro bambini speciali, e nello specifico poi ci prenderemo cura di aspetti patologici come i disturbi del sonno, i disturbi alimentari e l'ADHD. Per quanto riguarda il sonno, i disturbi del sonno, noi faremo dei training sotto la guida di alcuni questionari, faremo anche un lavoro di ricerca e di analisi dei dati che poi compareremo al ritorno. In pratica ci hanno chiesto di fare dei piccoli video, dei piccoli contenuti multimediali che poi la clinica fornirà ai genitori su tutti e tre gli argomenti su cui ci hanno chiesto di lavorare, quindi su i disturbi dell'alimentazione, sui disturbi del sonno e sull'ADHD. Quindi faremo questi video in cui daremo dei consigli, diciamo, un po' generici su quelle che possono essere attività che i genitori possono fare a casa, su quale tipo di linguaggio usare, su cosa fare e cosa non fare, in modo che anche a casa possano continuare il lavoro che sicuramente poi fanno all'interno di questa Green Pine Clinic. Con che emozione e con che spirito affrontate questa missione? È una missione, diciamo, emozionante sotto tanti punti di vista. Anche il fatto che sia fatta nel periodo natalizio, diciamo, che dà un eco maggiore a tutta questa situazione. Dicevamo, sono due gli obiettivi dell'iniziativa: fare formazione ma anche ricerca. Questo è l'obiettivo che noi auspichiamo proprio di raggiungere, di poter non solo fare terapia, quindi supporto, arricchimento anche per quanto riguarda noi, perché comunque è una popolazione assolutamente di diversa tipologia, espressione, ma poi poter appunto utilizzare anche in senso di ricerca tutto questo. Tutto questo poi la ricerca ha avuto ancora più senso perché siamo riusciti ad arruolare, avere l'onore di arruolare anche l'università, quindi Luigi Vanvitelli di Napoli, nella persona del professore Carotenuto, che è esperto appunto nello specifico dei disturbi del sonno, per cui ecco anche in ambito nazionale, in ambito diciamo nostro, abbiamo un respiro comunque anche più ampio. Continuiamo ad occuparci in qualche modo di buone notizie per la sanità, perché c'è soddisfazione dopo l'incontro con i vertici dell'ASL da parte del comune di Battipaglia. Prendo atto degli impegni assunti dal direttore Iervolino relativamente alla carenza di personale, nella speranza che si concretizzino rapidamente in considerazione della situazione difficile in cui versa il nostro nosocomio. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, tra il bilancio del vertice tenuto con il direttore generale dell'ASL Salerno, Mario Iervolino, che mercoledì ha garantito interventi per quel che concerne la problematica dell'organico medico e paramedico all'interno dell'ospedale Santa Maria della Speranza. Lo stress dei sanitari sul lavoro, scrive la Francese, è molto alto e ciò mette a rischio la qualità della stessa offerta sanitaria. Iervolino ha assicurato che nel breve periodo l'ASL assumerà nuovo personale medico, paramedico e ausiliario grazie a nuovi concorsi e scorrimenti di graduatoria. Il 9 dicembre è stato firmato un decreto per l'assunzione di 11 radiologi e uno o due arriveranno all'ospedale di Battipaglia. Come sempre, per scorrimento di graduatoria arriverà un neonatologo. Nel frattempo procedono i lavori per la riapertura della medicina nucleare con l'installazione di un nuovo scanner e la PET. Altra criticità è rappresentata dalla ginecologia, che negli ultimi due anni ha visto la perdita di 9 ginecologi per pensionamento. E nel corso dell'incontro si è parlato nuovamente dei lavori di ristrutturazione e potenziamento del pronto soccorso, in agenda anche il centro per l'igiene mentale di Via De Amicis, che versa in condizioni precarie. Parliamo adesso invece di politica, confronto tra i due consiglieri regionali in carica, Luigi Cirillo del Movimento 5 Stelle e Luca Cascone, presidente regionale della Commissione Trasporti, all'interno dell'appuntamento settimanale con Faccia a Faccia, nel corso del quale entrambi hanno dichiarato di essere pronti a ricandidarsi.
Partiranno a breve sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle le regionarie, la consueta votazione online che il Movimento utilizza per la selezione dei candidati in vista delle elezioni regionali che si terranno nel 2020. Ad annunciarlo il consigliere regionale Luigi Cirillo, che ha partecipato all'appuntamento di approfondimento politico Faccia a Faccia, un confronto su quanto fatto e quanto resta da fare nella Regione Campania, che ha visto come ospite il presidente della Commissione regionale trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, che a sua volta ha annunciato una ricandidatura con la lista De Luca presidente. Sarà ricandidato al Consiglio regionale, lei lo sa già? Allora, il Movimento 5 Stelle seleziona i propri candidati attraverso una piattaforma che si chiama Rousseau. Lì tutti gli iscritti certificati al Movimento 5 Stelle avranno diritto a delle preferenze da esprimere per tutti coloro che sono consiglieri regionali in carica e che sono attivisti iscritti e che vorranno proporsi alle prossime elezioni regionali con la lista Movimento 5 Stelle. Insomma, farete le regionali? Faremo le regionali online, chiaramente, le primarie interne su Rousseau, e ci mettiamo in discussione tutti, consiglieri regionali in carica e semplice iscritto attivista. C'è già una data? Dovrebbe essere a gennaio, ma in questo momento noi stiamo anche lavorando a un altro progetto, è quello appunto di accompagnare la lista del Movimento 5 Stelle anche dei progetti liste civiche. Stiamo raccogliendo tantissime disponibilità da parte di esponenti società civile che possono e voglio dare un contributo ad una nuova visione della campagna. Ecco, parlando di prospettive future, noi la stiamo già immaginando. Stiamo costruendo con queste persone un programma politico credibile da presentare come reale alternativa a quello che per 5 anni c'è stato e quello che c'è stato. Ma c'è un candidato alla presidenza? Verrà scelto in un ragionamento di sintesi, quindi oggi il nome non c'è, ma io vorrei far presente che al netto dei nomi quello che è importante secondo noi è l'offerta politica, e l'offerta politica non è il nome del presidente, del candidato presidente, ma è tutto l'insieme, i nomi del candidato presidente, dei candidati consiglieri, delle liste che tu porti a sostegno, del programma politico, e questo lo stiamo costruendo. Cascone, lei sarà ricandidato al Consiglio Regionale della Campania? Ma direi di sì, spero di sì, io mi voglio ricandidare, ho dato la mia disponibilità, ovviamente abbiamo ancora tanti mesi davanti, però io sto iniziando un lavoro sul territorio ulteriore dopo quello che ho già fatto in questi anni, di raccolta anche di tematiche nuove da portare avanti, oltre che il consolidamento insomma del lavoro fatto. Quindi, ci sarà una lista campagna libera anche quest'anno? Sì, ci sarà una lista campagna libera, ci sarà una lista De Luca presidente, io in questo momento mi trovo collocato nel gruppo De Luca presidente e credo che continuerò l'avventura in questo gruppo qui, quindi in questa lista. In ogni caso noi siamo a disposizione perché è un gruppo complesso e molto diciamo sinergico in base alla quale decideremo anche le candidature. Bene, tornati in studio, andiamo a Pertosa perché riprende la tradizione del presepe nelle grotte. Dopo quasi 20 anni di stasi, ritorna il presepe nelle grotte. La Neo Pro Loco Pertosa riprende questo evento, nato nel 1985, e lo propone il 23 dicembre 2019 alle ore 16. Un progetto che si pone due grandi obiettivi: rinnovare una promessa di amicizia e solidarietà, inviando un augurio di pace e serenità ai popoli di ogni credo e nazionalità, e promuovere il territorio nel periodo natalizio, in particolare il sito delle grotte di Pertosa Auletta, il Museo del Suolo, il Museo Speleoarcheologico, la cultura, le tradizioni e l'enogastronomia, puntando soprattutto alla destagionalizzazione. Un presepe artistico costruito dagli artigiani di Pertosa Auletta sarà allestito tra le stalattiti e le stalagmiti delle grotte di Pertosa Auletta, nella vecchia caverna dei pipistrelli e nel tratto navigabile del fiume Negro che scorre sotterraneo nelle cavità. Il presepe nelle grotte, che sarà aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2020, sarà inaugurato dunque lunedì 23 dicembre alle ore 16. La giornata inaugurale proseguirà con l'apertura alle 17 del presepe vivente del Villaggio dei Saperi e Sapori, costruito a ridosso dell'ingresso alle grotte. Qui il villaggio nel tempo continuerà la scoperta delle botteghe degli antichi mestieri e degli antichi sapori, con la degustazione delle tipiche pietanze natalizie e delle locali specialità enogastronomiche. Nel pomeriggio, inoltre, tra gli abitanti del villaggio, tutti in costume tipico del Settecento, e si esibiranno i gruppi folcloristici e gli zampognari dei comuni limitrofi. La giornata terminerà con l'ascolto del concerto di Natale di Espedito De Marino, direttore artistico della manifestazione, che si esibirà alle ore 20. La manifestazione, realizzata dalla Pro Loco Pertosa, in collaborazione con l'Associazione Italiana Amici del Presepio di Padula e con il patrocinio della Fondazione Mida ed il coinvolgimento di tutte le istituzioni regionali e locali. Bene, adesso, come sempre, la nostra pagina dedicata agli appuntamenti.
scelto, ma non farsi illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi in programma il film in uscita nazionale Star Wars, l'ascesa di Skywalker. Tra gli spettacoli alle ore 16, alle 19 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Il Teatro San Paolo e la compagnia Nuova Edutipe presentano per la seconda rassegna di teatro comico Una risata allunga la vita al Teatro San Paolo di Ponte Cagnano, Chiamalo pure amore, messo in scena dalla compagnia Attori per caso di Luca Landi. L'appuntamento sabato 21 dicembre alle 20.45 e domenica 22 dicembre alle 19.30. Ingresso unico 10 euro. Per informazioni 339 5361 055. È un Natale sorprendente quello che si vive al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte. Scatta un selfie con Babbo Natale e scopri i laboratori e le postazioni Tech Christmas nel villaggio di Natale. Dal 13 dicembre al 24, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.30, sabato e domenica, il 23 dicembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Tante novità e tanti sconti sorprendenti per il Natale al centro commerciale Le Cotoniere di Via dei Greci a Fratte. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, adesso prima della nostra pagina dedicata allo sport ci sono le previsioni del tempo, a tra poco. In collaborazione con... Derox, il vero comfort per la schiena e le tue tasche. 800 910 323 per una consulenza gratuita e senza impegno. Derox, il tuo materasso a partire da 197 euro. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con temporali. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Bene, chiudiamo con il basket. La Givova Scafati si prepara, la gara casalinga in programma domani pomeriggio al Palamangano contro Bergamo. La squadra di Perdichizzi vuole allungare la striscia vincente. Nel roster gialloblu ci sarà l'esordio di Portannese. Oh, sono molto contento e soprattutto non vedo l'ora di giocare perché sono fermo già da qualche weekend. E con la società abbiamo deciso di venire prima, di venire inizio mese per conoscere la squadra, anche se alcuni già li conoscevo. E sono molto contento perché la squadra è un bel gruppo, ottimi ragazzi, ma soprattutto ottimi giocatori. Sono venuto per dare una mano, per dare qualcosa in più, appunto per cercare di risollevare la stagione che era partita male, ma che già adesso si sta riprendendo con 3 vittorie di fila, l'ultima bellissima. E questi sono segnali forse di cambiamento di stagione che ora con la partita in casa dovremo solo che confermare. Sì, ho visto il video, la prima di campionato, mi è dispiaciuto molto per Scafati perché comunque ho sempre avuto un bel ricordo negli anni successivi alla mia annata, ci siamo sempre sentiti con tutti e quindi sai, quando Scafati subisce queste brutte sconfitte a me dispiace. Ora giochiamo in casa, non vediamo l'ora di rendere il favore. Ultimo passaggio, parliamo un po' dell'avversario, che squadra è Bergamo? Sicuramente è nata molto bene da coach Calvani, sono un gruppo di ragazzi giovani con due americani che vogliono mettersi in mostra e verranno qui penso con nulla da perdere, quindi non dovremmo noi abbassare la guardia perché soprattutto in questi momenti si rischia di fare
di fare brutte figuracce, quindi dovremmo cercare subito dall'inizio di avere intensità per fargli capire che non ci sarà storia. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.